Bentrovati con Mar Ritiro in questa puntata speciale, non direttamente da Ariano Irpino, bensì dalla nostra sede di Prima TV, viste le avverse condizioni atmosferiche per evitare, come è successo anche nei giorni scorsi, di saltare la puntata per colpa della pioggia. Abbiamo ben pensato di rifugiarci nel nostro covo per non mancare, come detto, a questo appuntamento. Perché? Perché ormai giorno dopo giorno si fa sempre più importante andare a parlare, a sottolineare tutto quello che sta succedendo in queste ore in casa Avellino e non solo. Lo faremo anche oggi, come sempre, in diretta anche sulla nostra pagina Facebook di Prima TV, sulla quale potete interagire con noi, cioè con me e con Domenico Zappella. Ben ritrovato. Ben ritrovato a te Leonardo, ben ritrovate ai nostri telespettatori. Hai detto bene, ci siamo rifugiati in quella che è la nostra tana, chiamiamola così, e soprattutto proviamo ad affrontare questa settimana con la gioia, col sorriso dettato soprattutto da questa sigla che smette il buon umore, anche se ovviamente capiamo la situazione, è una settimana, saranno giorni davvero infuocati in casa Biancoverde. Soprattutto la giornata odierna è quella che segna la presentazione del ricorso presso il Collegio di Garanzia del CONI. Vi abbiamo già aggiornato quest'oggi nel corso dei nostri telegiornali sportivi in merito alla linea strategica difensiva scelta dall'avvocato Edoardo Chiacchio. È questa la nota positiva senz'altro in tutto l'ambiente irpino, quello che possiamo definire a tutti gli effetti il principe del foro sportivo nazionale. Ha accettato questa missione, l'ennesima, difficile in questo caso, ma Chiacchio vuole stare al fianco del popolo irpino e vincere questa ennesima battaglia, a questo punto la più importante della storia dell'Avellino, almeno negli ultimi anni, perché in gioco c'è la vita del club, ma c'è la vita sportiva e sociale di una provincia intera come quella irpina. Ecco, prima di andare a riascoltare quelle che sono state le dichiarazioni rese a noi dall'avvocato Edoardo Chiacchio, Domenico, spieghiamo cosa succede oggi, quali sono i termini, sperando naturalmente sempre che l'Avellino questa volta riesca a rispettare le scadenze. Spieghiamo oggi che cosa deve accadere. Ma oggi è la giornata, ed è la giornata appunto della presentazione del ricorso presso il Collegio di Garanzia del CONI. C'è tempo fino alle ore 21. L'Avellino, attraverso proprio Chiacchio, ha già annunciato che presenterà il ricorso tramite PEC, posta elettronica certificata. È un qualcosa che l'Avellino può fare, ma nello stesso tempo, in via cautelativa, l'abbiamo già spiegato ai nostri telespettatori quest'oggi, l'avvocato Edoardo Chiacchio in prima persona in questo momento è a Roma, è nella capitale, nel caso in cui possa esserci qualche problema, perché a volte anche i sistemi informatici possono dare problemi. E poi torneremo anche su questo argomento, perché ha fatto tanto discutere quella dichiarazione del presidente Taccone in merito ad un vizio di forma. Tanti si sono avventurati nel dire che probabilmente la PEC iniziale della Covisoc è arrivata in ritardo. Stessa cosa può avvenire quest'oggi con la presentazione della PEC, tutto scongiurato proprio perché l'avvocato Chiacchio è estremamente preciso e puntiglioso su ogni aspetto. Come detto, si trova personalmente a Roma nel caso in cui ce ne fosse bisogno, presenterà direttamente lui questo ricorso. Alcuni suoi collaboratori, insieme ad alcuni collaboratori dell'Avellino, si sono recati già ieri in Romania, a Bucarest, presso la Onyx Assicurari, per ulteriori accertamenti sull'affidabilità di questa agenzia assicurativa. Quindi, come detto, quest'oggi va presentato necessariamente, obbligatoriamente, il ricorso presso il Collegio di Garanzia del CONI. Poi domani, o al massimo dopodomani, il collegio darà la data in cui
appunto procederà ad esaminare il ricorso nel momento in cui verrà emessa la data. A quel punto, e ovviamente siamo particolarmente in ansia, in attesa, mettiamo caso sia il 26 luglio, è quello che ci auguriamo davvero tutti, il 26 luglio l'Avellino saprà se potrà partecipare o meno al campionato di Serie B, perché nel momento in cui ci sarà l'udienza, lo ricordiamo, non più in federazione bensì al CONI, ci sarà immediatamente la pronuncia del collegio e quindi si saprà appunto il verdetto finale. Non ci resta quindi che pazientare ancora, ovviamente in attesa di buone notizie da Roma, ma noi ci fidiamo soprattutto dell'operato e del lavoro di Edoardo Chiacchio, il quale però già oggi ha precisato sarà difficile che il collegio possa esprimersi entro questa settimana. E poi, Leonardo, ci sono degli aggiornamenti anche in merito alle altre squadre? Ecco, prima appunto di andare a dare questi aggiornamenti in merito alle altre squadre, andiamo a riascoltare un estratto della telefonata realizzata stamattina con l'avvocato Edoardo Chiacchio. Ricordiamo, il comunicato dell'Avellino è arrivato nella tarda serata di sabato dopo un incontro che c'è stato tra le parti con l'avvocato Chiacchio, e quindi ha preso l'incarico di difendere ancora una volta le sorti della squadra bianco-verde. Ascoltiamo le parole di Chiacchio, che fa un po' il punto della situazione in merito al ricorso che dovrà essere presentato entro la giornata odierna. Al telefono abbiamo l'avvocato Edoardo Chiacchio, l'avvocato difensore dell'Avellino per questo ricorso presso il Collegio di Garanzia del CONI. Avvocato, innanzitutto grazie per la disponibilità e soprattutto buon lavoro, perché sono ore davvero concitate, infuocate. Certo, preparare un ricorso in poche ore di questa gravità e di questa importanza, in cui in gioco la vita di una società, non è mai semplice. Ecco, avvocato, quante speranze realisticamente ha l'Avellino di vincere questo ricorso presso il Collegio di Garanzia? Ma chi ricorre al Collegio di Garanzia del CONI sa bene che si tratta di un atto disperato. Non dimentichiamo che la controparte è la FIGC, che difende al massimo delle sue possibilità l'operato degli organi endofederali, e sappiamo bene si tratta di un ricorso che proponiamo avverso due decisioni di rigetto da parte degli organi della Federazione Italiana del Gioco Calcio. Quindi in questi casi si coalizza la FIGC per naturalmente ottenere il rigetto del gravame, e poi nel caso di specie è troppo facile prevedere un intervento in massa dei cosiddetti terzi interessati, che vedono aprire uno spiraglio alle loro aspirazioni di arrivare in Serie B attraverso un ripescaggio che passa anche attraverso l'esclusione definitiva dell'Avellino. Ecco, avvocato, non state lasciando nulla al caso, siete andati anche in Romania in queste ore, un suo collaboratore, ma non so se ci può confermare strategicamente questa indiscrezione. Chiederete un'ammissione al campionato anche in sovrannumero? Ma questa è una richiesta che in genere viene sempre fatta, ma nel caso nostro al momento non esiste nessun numero, perché la Serie B è composta da 19 società al momento, quindi bisogna vedere quando verrà proposto il ricorso e quando verrà discusso qual sarà la composizione e l'organico della categoria cadetta. Ecco, potremmo conoscere già domani, avvocato, la data dell'udienza da parte del Collegio di Garanzia del CONI? Certo, se non domani, dopodomani si potrebbe anche sapere.
E per quanto riguarda la tempistica di questa udienza, più o meno lei ovviamente non può prevedere il futuro, però le tempistiche quali sono? Alla FIGC per la Costituzione 2 giorni e poi ai terzi interessati che vorranno chiedere di intervenire. Quindi questa settimana sarà realisticamente difficile, se non impossibile. In questa settimana ritengo veramente sia molto difficile. Insomma, molto difficile per questa settimana perché Domenico, come sottolineava l'avvocato Chiacchio, tutto dipende anche dalle terze squadre, per dir così. Diamo a questo punto anche ulteriori aggiornamenti in merito. Sì, questo è un passaggio secondo me fondamentale che ha fatto l'avvocato Edoardo Chiacchio, ha confermato un po' l'indiscrezione che già circolava stamane all'alba, ovvero di questa richiesta di riammissione al campionato dell'Avellino in sovrannumero. È una richiesta che secondo me, come detto, strategicamente è importante perché si cerca, tra virgolette, di mettere le mani avanti e di avvisare a questo punto anche la stessa federazione. Perché? Perché lo ricordiamo, entro il 27 luglio la FIGC ha stabilito che le società interessate hanno la possibilità di chiedere di presentare le domande di ripescaggio. Ci sono senza dubbio due posti vacanti che sono quelli lasciati liberi dal Bari e dal Cesena, ma in questo momento purtroppo lo ricordiamo c'è una terza X ed è quella dell'Avellino, quindi sono tre le società interessate. Sappiamo tutti cosa è accaduto la scorsa settimana, ovvero il Novara a sorpresa aveva presentato un ricorso tra l'altro accettato e vinto dal Tribunale Federale Nazionale della FIGC grazie all'opera di un altro avvocato molto esperto di diritto sportivo, ovvero l'avvocato Grassani, e il Novara ha avuto ragione in merito appunto a questo ricorso. In questo momento il Novara e il Catania possono considerarsi a tutti gli effetti in Serie B, andando a prendere appunto il posto di Bari e Cesena. Ovviamente però non stanno certamente a guardare la Ternana, la Provercelli e anche il Siena, perché sono queste le altre squadre interessate al ripescaggio, ma cercheremo di approfondire meglio questa situazione anche con un graditissimo ospite che abbiamo in questo momento in diretta telefonica, un grande amico di Prima TV, di Telenostra, ma di tutta l'Irpinia, ovvero il direttore Michele Criscitiello. Ciao Michele, buonasera e ben ritrovato. Ciao Nico, buonasera, ben ritrovati a tutti, ciao. Michele, dicevamo un grande amico, ma soprattutto un grande tifoso dell'Avellino. Hai testimoniato anche in questi giorni la tua fede per i colori biancoverdi attraverso i tuoi canali social. Poi stanotte è arrivato invece il tuo consueto editoriale per tutto il mercato web, dove hai cercato di fare chiarezza, soprattutto per rispetto dei tifosi irpini. Ci sei andato giù duro anche a proposito della federazione, parlando appunto di un guazzabuglio che comunque in quest'estate calcistica sta tenendo banco non solo per l'Avellino, ma per tanti processi. Allora, facciamo un distinguo. Io spero di dimostrare la mia fede per l'Avellino non con le chiacchiere ma con i fatti. Credo di averlo sempre fatto da quando ho 2 anni, ne ho 35, diciamo che ho 33 anni di onorata carriera. Poi è naturale che dopo 12 anni lontano dalla provincia e dalla città segui di meno, ma l'amore resta. Quando uno vuole fare qualcosa è un po' come la beneficenza, la fai ma senza sbandierare le 7 venti. Sicuramente nel mio piccolo, piccolissimo, quello che posso fare e sto facendo per la causa biancoverde, anche solo a livello mediatico, è naturale che io lo farò sempre per passione, perché tra l'altro mio padre è uno dei primi abbonati, già versata la somma per l'abbonamento, quindi faccio capire come la mia famiglia è stretta attorno a questo lupo che amiamo da una vita in generazione in generazione.
Detto questo, l'ho detto più volte a Sport Italia, un discorso è fare il tifoso, un discorso è fare il giornalista, purtroppo quando si parla dell'Avellino è difficile fare il giornalista, devo togliere la sciarpa e mettere la cravatta. Se mi fai la domanda da giornalista ti rispondo, se mi fai la domanda da tifoso ti rispondo. Ti do prima la risposta da giornalista e quello che ho scritto oggi nel mio editoriale su tutto il mercato web. L'Avellino ha fatto un patatrack e l'ha fatto abbastanza grosso, ne ho parlato soprattutto con alcuni dirigenti. E purtroppo è un dato di fatto, perché la seconda e la terza fideiussione non sono assolutamente lecite e non sono consentite. Seppur fatte, in particolar modo la terza da Groupama, se la fai dopo 2 giorni, ma c'è una scadenza, 2 giorni prima, alle ore 19, la presenti 2 giorni dopo, la terza la cancelliamo. Quindi può essere anche la migliore fideiussione della terra, non vale, punto primo. Punto secondo, la seconda fideiussione di FinWord non vale, perché non è arrivata una fideiussione, è arrivata solo un numero di polizza via PEC, doveva arrivare entro le 19 ed è arrivata alle 19.15. Non ci addentriamo neanche, FinWord può o meno emettere una fideiussione, il 16 non l'avrebbe potuta emettere, quindi a prescindere, anche se fosse arrivata alle 18.50, non sarebbe stata valida, ma il problema anche qui non si pone perché è arrivata neanche la fideiussione, un numero di polizza, come dicevo, alle 19.15. Quindi fuori la seconda. Si deve ragionare, e lo sta facendo l'avvocato Chiacchio, brillantemente solo sulla prima, ovvero mandando degli emissari in Romania, dimostrando che al di là del rating si può avere una fideiussione solvibile grazie alla solidità di questa fideiussione. La partita è tutta qui. Secondo me, sempre con la cravatta da giornalista, non con la sciarpa da tifoso, purtroppo, e dico purtroppo ai miei concittadini, ai tifosi dell'Avellino come me, purtroppo non ci possiamo in questo momento dare notizie speranzose, per 2 ragioni, perché i tempi sono quelli che sono, 5-7 giorni abbiamo a disposizione per salvare l'Avellino, poi si va in mano al collegio di garanzia del CONI, ma il collegio di garanzia del CONI, purtroppo, per farlo capire al tifoso irpino, il collegio di garanzia del CONI è un brutto ostacolo, è un brutto avversario, c'è l'ex ministro degli esteri Frattini, che nel 90% delle sue cause è sempre stato contrario ai ricorsi dei club, quindi c'è un numero, una statistica che in questo momento non fa sperare bene i tifosi dell'Avellino. Frattini è un osso duro, il collegio di garanzia del CONI, in caso dovesse accettare le richieste di Chiacchio dell'Avellino, si esporrebbe a una serie di cause, purtroppo, e queste situazioni, il collegio di garanzia del CONI, quindi non parliamo più di federazioni, molte volte le bocciano, il 90% delle volte. Adesso staremo a vedere, è una partita a scacchi, ti dico che è pure una partita politica, adesso bisogna vedere se Avellino e l'Avellino hanno la forza e la potenza politica per cercare di presentarsi da Frattini con le spalle abbastanza larghe. Hai detto bene, Michele, proprio per quanto riguarda il collegio di garanzia del CONI, perché negli ultimi 15-20 anni solamente 3 squadre hanno avuto ragione, ovvero Como, Paganese e Rende, 2 di queste tra l'altro difese proprio dall'avvocato Edoardo Chiacchio. Ma ritornando soprattutto alle tue parole, al tuo editoriale su tutto il mercato web, ci hanno colpito queste parole: il calcio italiano non può cancellare la storia e l'amore di una piazza così calorosa per questioni burocratiche. Consentito lo scorso anno l'iscrizione di Cesena, Modena e Vicenza, che erano piene di debiti. L'Avellino deve saltare, se non può andare avanti a livello economico, ma non per un pasticcio procedurale. Certamente grave, ma la pena non può essere l'esclusione dal campionato. Il collegio di garanzia del CONI dia 2-3 punti di penalizzazione da scontare sul prossimo campionato. Io penso che con questo messaggio che tu hai scritto sia condensato un po' tutto, anche il parere, quello che è emerso in questi giorni infuocati qui in Irpinia, perché i tifosi si interrogano e si chiedono: ma era così disperata la situazione dell'Avellino, soprattutto nel momento in cui comunque questa società aveva provveduto alla ricapitalizzazione, aveva provveduto al pagamento degli stipendi? È scivolata praticamente su una buccia di banana, clamorosa tra l'altro. Domenico, allora io non sono il commercialista dell'Avellino, non sono l'amministratore delegato dell'Avellino, quindi prima di fare delle considerazioni, prima bisogna leggere i bilanci. Sicuramente l'Avellino non naviga nell'oro, e lo sappiamo tutti, e lo sappiamo bene. Secondo me Taccone ha fatto in questi anni molto di più di quello che avrebbe potuto fare secondo la sua disponibilità economica, e a Taccone va detto grazie per aver portato l'Avellino alle porte della Serie A, per averlo riportato stabilmente in Serie B e per aver dato comunque dignità alla piazza. Ricordiamoci che fino a pochi anni fa l'Avellino dalla C passava alla B, l'anno dopo passava dalla B alla C.
quindi a Taccone va dato questo grandissimo merito. Secondo me va dato anche il demerito di non aver trovato un compratore, di non aver trovato qualcuno che lo potesse affiancare, ed è un po' si è ostinato con questo giochino ad andare avanti da solo. Questo è l'unico demerito che io darei a Taccone. Per quanto riguarda quello che ho scritto questa mattina su tutto Mercato Web, fate fallire l'Avellino, mandatelo in D, ma mandatelo pure in eccellenza. Ma se è una società piena di debiti come lo era Cesena, 50 milioni, se è una società che non ha la forza di andare avanti, meglio fallire adesso che l'anno prossimo, almeno risparmiamo un po' di tempo. Se il problema è la fideiussione, quindi un aspetto burocratico, sicuramente questo ti dimostra che se in Italia l'Avellino non ha avuto una fideiussione, o è stato un errore clamoroso di Taccone, o qualcuno dice non sono convinto e quindi non rilascio la fideiussione. E questo è un problema che sicuramente già mette i fari addosso all'Avellino, questo mi sembra abbastanza chiaro. Far fallire l'Avellino però e mandare una provincia piena di speranze, una grande città, soltanto perché la fideiussione rumena non corrisponde al 100% alle richieste del club italiano, sicuramente Taccone e l'Avellino hanno sbagliato, ma come scrivevo oggi, se io passo con il rosso mi fai la multa, se faccio il dito medio al vigile dopo che passo con il rosso mi fai una doppia multa, ma non mi puoi dare l'ergastolo e non mi puoi mettere in cella allo stesso modo con chi ha ammazzato due bambini e una signora, questo no. Per questo io dico che l'Avellino non può andare in D come il Cesena che ha 50 milioni di debiti. Dammi 2-3 punti di penalizzazione, benissimo. Dammi una multa da 20.000, 30, 50, 70.000, benissimo. Siamo d'accordo con il Collegio di Garanzia del CONI. Chi ha sbagliato deve pagare. L'Avellino oggettivamente un errore l'ha commesso, che sia in buona fede, che sia in cattiva fede, che sia per ingenuità o non per ingenuità, l'Avellino l'ha commesso. Ma quello che dico io, non puoi mandare l'Avellino in Serie D per una questione di fideiussione che può essere comunque borderline. Stop. Michele, in tutto questo abbiamo riascoltato pochi secondi fa l'avvocato Edoardo Chiacchio, che ha confermato un po' quella che era l'indiscrezione già emersa stamane, ovvero l'Avellino presenterà ricorso, ormai ci siamo, tra pochissimo, e lo farà chiedendo la riammissione al campionato di Serie B, eventualmente anche in sovrannumero, perché come giustamente ricordava l'avvocato Chiacchio, in questo momento sono 19 le squadre regolarmente iscritte alla Serie B. Abbiamo ricordato in precedenza che però entro il 27 c'è la possibilità presentare le domande di ripescaggio. Abbiamo illustrato anche quanto accaduto la scorsa settimana, la vittoria del Novara al Tribunale Federale Nazionale, che ha ribaltato praticamente la classifica per le squadre ripescate. In tutto questo è notizia di poche ore fa, sarebbero pronte Ternana, Provercelli e Siena a fare ricorso sul precedente ricorso del Novara. Insomma, un bel guazzabuglio. No, nessun guazzabuglio. I ricorsi di Ternana, che hai detto, poi Siena e Provercelli. Ok, possono prendere il faldone e lo buttano nel cestino tutte e tre in un colpo solo. Ti spiego anche il perché. Perché l'unica che può fare ricorso serio e concreto rispetto al ricorso vinto dal Novara si chiama FIGC, ovvero Federazione Italiana Gioco Calcio. Se il ricorso entro giovedì lo farà la Federazione Italiana Gioco Calcio, non mi meraviglierei se ribaltasse il primo grado. Tra l'altro il primo grado di solito dà torto alle società, non favore. Questa volta al Novara ha dato parere favorevole. Se Siena, Provercelli e Ternana faranno ricorso, possono prendere, ripeto, il loro fascicolo, lo possono buttare nel cestino in 3 secondi. Tra l'altro l'unica che può ribaltare la sentenza sull'illecito amministrativo, che poi anche lì è tutta una pagliacciata all'italiana, perché i famosi 2 punti di penalizzazione per il Novara arrivano perché il Novara era a credito con lo Stato. La legge normale ti consente di rateizzare, ovvero tu appella, devi accrescitirlo a 10.000 euro. Poi io compro da te la tua macchina a 5.000 euro. Cosa faccio, caro Zappella? Ti do 5.000 e gli altri 5.000 me li sconti, giusto? Certo. Benissimo. Il calcio questa roba qui, per farla capire alla gente, non la consente. E quindi si va a credito, ma tu devi continuare a versare, il credito aumenta, non lo togli e non lo scorpori. Questo da qui nasce e ne deriva l'illecito amministrativo della famosa compensazione con l'erario. Detto questo, quando la settimana scorsa il Tribunale Federale Nazionale ha detto, ha ragione il Novara, adesso ha ribaltato l'ordine dei ripescaggi. L'unica, ripeto, che può fare richiesta di annullamento del primo grado è soltanto la Federazione Italiana Gioco Calcio. Le altre 3 non hanno voce in capitolo. Se la Federazione entro giovedì farà ricorso, allora secondo me è tutto da decidere, perché la Federazione ha potere per farlo e rischia di cambiare tutto.
Qualora non dovesse farlo la federazione, ma lo fanno le altre tre, state sicuri che non avrà nessuna validità. E come vedresti questa possibilità che comunque emerge e potrà emergere soprattutto nel caso in cui il Collegio di Garanzia del CONI si pronuncerà dopo la presentazione delle domande di ripescaggio di avere addirittura una serie B a 23 squadre? Secondo per noi sarebbe l'ideale, certamente. No, secondo me questo è molto molto complicato, sicuro è un pasticcio che la situazione Avellino se la porterà avanti. Specifico una cosa da concittadini per farlo capire alla gente, perché c'è infatti un po' di cattivore di ignoranza che fa confusione volutamente. Spiego il ricorso della settimana scorsa del Novara con la situazione dell'Avellino. Non hanno nulla a che fare, certo, perché certo. Se il Novara andrà in Serie B è la prima candidata, quindi non deve arrivare al terzo posto che sarebbe quello dell'Avellino. Quindi se il Novara passa il concetto del tribunale della settimana scorsa, il Novara sarà la prima, ha più punti del Catania, quindi basta già il fallimento o del Bari o del Cesena, il Novara già in Serie B. Chi invece deve sperare di un Avellino KO sono Ternana, Siena e Provercelli, perché in quel caso sarebbero loro ad occupare il terzo posto. Non so se sono stato chiaro, se non sono stato chiaro posso rispiegarlo. Per quanto riguarda invece la vicenda dell'Avellino è molto più semplice. L'Avellino in questo momento loro cosa devono fare? Sia il Collegio di Garanzia del CONI che la federazione e la Lega di Serie B, una cosa molto semplice: noi dobbiamo fare subito il ripescaggio per due società, sono Novara e Catania, bene, non sono Novara e Catania, sono Ternana e Siena, bene, arriviamo a 21, poi aspettiamo il ricorso al Collegio di Garanzia del CONI, se l'Avellino avrà ragione si va a 22, se l'Avellino non avrà ragione allora la 22esima sarà una delle teste ripescabili. Anche qui spero di essere stato chiaro, ma oggi come oggi il calendario di Serie B secondo me si farà con, in attesa dell'Avellino, con 21 squadre, due ripescate che prenderanno il posto di Bari e Cesena più una X. Difficilmente vedo una cosa plausibile come le 23. Siccome siamo in Italia tutto è possibile, ma mi sembrerebbe davvero essere paradossale. Ecco, la tua è una linea logica e razionale, però ormai nel calcio siamo abituati un po' a tutto. Michele, noi ti ringraziamo di vero cuore. Un ultimissimo messaggio che ti senti di lanciare in questi minuti da tifoso dell'Avellino, da concittadino appunto al popolo biancoverde, al popolo erpini. L'Avellino non deve fare un errore in questo momento. Stampa, giornalisti che lavorano sul nazionale come sottoscritto, tifosi, tifosi che vivono all'estero, tifosi che vivono fuori da Avellino, taccone, società. Oggi bisogna di fare polemica, oggi come oggi non bisogna trovare e fare gli striscioni contro taccone, oggi come oggi non bisogna andare e farsi vedere all'esterno come già sconfitti e quindi la piazza contro taccone e contro la società. Oggi bisogna essere tutti uniti, portare a casa questa vittoria che sarebbe più importante di una promozione in Serie A. Bisogna essere uniti all'interno e all'esterno. Poi, vinta la battaglia, ci sediamo a tavolino e vediamo se Taccone è un colpevole, se Taccone è innocente, se l'Avellino è guidato bene, se l'Avellino è guidato male. Ma oggi, fino alla vittoria, alla Collegio di Garanzia del CONI, tutti uniti verso un'unica direzione, sotto un'unica bandiera, sotto due colori che sono il bianco e il verde, come noi ben sappiamo. Se facciamo oggi polemiche tra di noi, ci ammazziamo tra di noi, arriviamo al Collegio di Garanzia del CONI e siamo morti prima di entrare in campo. Quindi tutti uniti verso una meta. Poi ci sediamo al tavolino e indichiamo il colpevole. Michele, come sempre noi ti ringraziamo davvero di cuore per questo prezioso collegamento e non ci resta che dirlo, come hai sottolineato stesso tu, noi chiudiamo sempre qualsiasi collegamento con un Forza Lupi, Forza Avellino. Forza Lupi, mai più che mai oggi, e Forza Avellino. Forza ragazzi, che è dura, proviamo a portarla a casa però. Grazie, grazie mille all'amico, al tifoso biancoverde Michele Criscitiello, che a livello nazionale su tutti i network che lui gestisce a partire da Sport Italia, tutto mercato web, si sta facendo promotore di questa chiamiamola battaglia, Leonardo, e ha lanciato un messaggio importante, Michele, di unione, compattezza di tutto l'ambiente, un qualcosa che già si è respirato in queste ore, soprattutto per quanto riguarda la tifoseria erpina nei confronti della squadra. E perché no, a questo punto noi rilanciamo anche quello che è il messaggio di Michele, in attesa appunto di conoscere la data di pronuncia del Collegio di Garanzia del CONI, magari quel giorno arrivare tutti insieme, tutti uniti, tutti compatti proprio lì a Roma, una vera e propria marcia su Roma. Indubbiamente con
con il cuore, tutti coloro che hanno il bianco, verde e il lupo nel cuore saranno tutti uniti, compatti, con la stessa speranza che si possa arrivare ad un verdetto positivo per quanto riguarda le sorti dell'Avellino. In questo momento, per quanto riguarda la tifoseria, si può dire che ci sono due linee di pensiero. La prima che va ad abbracciare simbolicamente e anche proprio fisicamente la squadra, sia tra il primo e il secondo tempo, la partita di Frosinone, sia anche questa mattina ad Ariano Irpino, per mostrare la vicinanza a questi ragazzi che sicuramente anche loro psicologicamente stanno vivendo un momento non semplice. E c'è l'altro filo di pensiero che sfocia nei striscioni che sono apparsi in questi giorni contro la società. È normale che in questo momento ad Avellino l'aria che si respira è pesante, soprattutto per Walter Taccone, soprattutto per la società, che leggendo naturalmente questi striscioni esposti fanno capire ancora una volta come quella frattura che si sperava fosse sanata tra la tifoseria, tra lo zoccolo duro e la società si fosse rimarginata. Non è per niente così, perché indubbiamente tutto quello che sta succedendo in questi giorni non ha fatto altro che acuire o quantomeno riaccendere un qualcosa che era stato nascosto come la polvere sotto un tappeto. Fatto sta che Michele giustamente ha fatto un appello al quale ci uniamo, un appello alla compattezza e all'unione, che ogni qualvolta, anche negli ultimi anni, nei momenti di difficoltà, si è sempre fatto questo appello all'unione, soprattutto un'unione di intenti. Michele ha detto benissimo: cerchiamo prima di arrivare ad un responso positivo dal collegio di garanzia del CONI, dopodiché ci siederemo naturalmente in un simbolico tavolino per tirare le somme in merito all'operato della società, in merito all'operato della stampa, in merito all'operato dei tifosi. Naturalmente in questo momento la compattezza e l'unione di intenti deve essere l'unica strada da seguire. Tutti insieme non possiamo far altro che stringerci e sperare, Domenico, che possa realmente arrivare questo responso positivo dal Collegio di Garanzia del CONI. Dopodiché, naturalmente, si tireranno le somme. Chi dovrà fare un passo indietro lo farà, chi vorrà fare un passo avanti lo farà, però in questo momento l'unica cosa che conta è che l'Avellino possa realmente presentarsi al prossimo nastro di partenza del campionato di Serie B. E in merito, leggiamo anche qualche messaggio che ci stanno scrivendo sotto la nostra diretta Facebook. Non molliamo, scrive Carmine Pece, avanti con tutta la forza che abbiamo. Siamo dentro, io ci credo. Emilio Santoro, il Taccone dopo l'iscrizione se ne va, non possiamo più sopportare queste chiacchiere. Carmine Pece poi ancora ci scrive: allora, come dice Michele Crescitello, abbiamo una speranza. Noi non, la speranza ce l'abbiamo, non possiamo non averla, però è stato utile ascoltare, Domenico, anche le parole di Michele, che da professionista ha parlato non da tifoso dell'Avellino, ma da giornalista che sta seguendo tutta questa faccenda lontano da tutto quello che c'è qui ad Avellino. Lo sta guardando, cerchiamo di capire anche quello che dico, con un occhio disinteressato, ma non per la sua fede che ancora una volta ha rinnovato. Disinteressato semplicemente perché non ha la possibilità di vivere quotidianamente questa città, questa provincia. Più che disinteressato, da professionista, ha detto le cose come stanno, ed è stato utile soprattutto anche andare ad ascoltare a livello nazionale quali sono le sensazioni che si respirano intorno a questo caso Avellino. Leonardo, io poi tra l'altro anche qui volevo arrivare perché l'aria, l'avverto, sta cambiando anche in questo senso, al di là di Michele che ovviamente conosciamo, l'abbiamo più volte detto, è un amico, per me personalmente è un fratello maggiore, sappiamo tutti la fede calcistica di Michele, ma Michele è innanzitutto un professionista. Nel momento in cui si espone, si sbilancia sulle sue emittenti, significa che ha qualche informazione in suo possesso, ovviamente importante. È normale che lo debba fare con l'occhio del professionista,
nel momento in cui queste telecamere si spengono, quello che cerchiamo di fare anche noi, quando siamo davanti alle telecamere siamo professionisti, nel momento in cui si spengono le telecamere diventiamo tifosi. È normale che in talune circostanze, soprattutto noi che viviamo la realtà quotidiana irpina, siamo più portati a questa commistione tra giornalista e tifoso, però non abbiamo mai illuso, soprattutto la tifoseria biancoverde, parlando di fatti oggettivi per come purtroppo sono andate le cose e come speriamo possano andare per i prossimi giorni. Ci siamo avvalsi anche della collaborazione di tanti esperti del settore proprio per avere il quadro più preciso della situazione. Ma ti dicevo, Leonardo, avverto che l'area sta cambiando, non solo per quello che ha scritto e che ci ha detto Michele pochi minuti fa, ma stamane ho letto, e anche qui sono interessato perché io sono, al di là di un giornalista di Prima TV di Telenostra, un collaboratore della Gazzetta dello Sport, e stamane, quando sai, apri il giornale Rosa e vedi una firma autorevole come Alessandro Catapano, che 2 giorni prima aveva praticamente anticipato quella che poteva essere la sentenza della FIGC, oggi abbiamo letto tutti i suoi passaggi. Catapano in pratica dice nell'articolo sulla Gazzetta dello Sport che l'Avellino ha una speranza chiamata soprattutto avvocato Edoardo Chiacchio, il quale sta lavorando e lo sta continuando a fare soprattutto su quella prima fideiussione della Onyx Assicurari. È un po' quello che diceva anche lo stesso Michele: non puoi certamente far, tra virgolette, fallire una società, mandare all'aria una società, una provincia intera, tanti dipendenti per questioni meramente burocratiche, fermo restando che l'Avellino ha commesso degli errori. E come diceva anche Michele, devi un po' proporzionare questi errori alla sanzione, una sanzione che potrebbe anche esserci con qualche punto di penalizzazione, ma a questo punto per l'Avellino sarebbe davvero il male minore, fermo restando che l'avvocato Chiacchio sta lavorando affinché l'Avellino possa avere ragione al 100%, ovvero riammettere la prima fideiussione. Nel caso in cui venisse confermata, l'Avellino potrebbe ritrovarsi iscritto al campionato di Serie B senza alcun punto di penalizzazione, ma con l'unico danno di non partecipare alla Coppa Italia. Prima di salutarci, Michele ha lanciato un appello, quello dell'unità. Un altro appello l'abbiamo raccolto stamattina, l'ha fatto il nostro Ottavio Giordano, un appello che arriva da un altro nostro amico, da un altro grande tifoso del Lupo. Stiamo parlando di Flavio Puleo, che ha lanciato l'appello di colorare di bianco-verde la nostra città, proprio come simbolo di appartenenza, di voler lottare fino alla fine per la causa biancoverde. Ascoltiamo. Abbiamo lanciato sabato questo appello su Facebook, nel quale praticamente abbiamo chiesto a tutti i tifosi che amano l'Avellino di esporre un vessillo biancoverde alle finestre, ai balconi, in modo da far capire la presenza, la nostra presenza anche ai vertici della federazione del calcio. Quindi vogliamo essere vicini alla società, noi siamo sempre vicini alla società, alla squadra soprattutto, e cerchiamo di dare questo appoggio in modo da incoraggiare anche la squadra a non mollare e a continuare a lavorare come sta facendo adesso ad Ariano. Ci saranno anche altre iniziative di questo tipo? Sì, diciamo che fortunatamente la cosa pare che si vada a risolvere, se no saremmo saliti anche in federazione a manifestare sotto, diciamo, la sede della federazione. Pare che questa cosa si possa risolvere, quindi per il momento forza con tutti i vessilli biancoverdi, facciamoci sentire, facciamo come abbiamo fatto quando siamo andati in Serie A, quindi tutto ciò che teniamo di cimeli mettiamoli esposti, facciamo vedere che l'Avellino risponde, il tifoso c'è sia ad Avellino in città, sia in provincia e anche in Alta Italia, dove stanno praticamente, mi stanno chiamando, mi stanno mandando le foto che soprattutto i lupi del nord stanno esponendo una marea di bandiere nei loro paesi e nelle loro città.
Voi insuperabili ne avete superate tante di barriere, però l'Avellino cosa significa per te, per i ragazzi che tu accompagni allo stadio? Ma l'Avellino è un amore a prescindere, quindi è una fede che noi manifestiamo da anni, nonostante tutte le nostre problematiche. La viviamo in modo diverso ovviamente rispetto al tifoso tradizionale, però insomma ci facciamo sentire. Ieri siamo stati ad Ariano, abbiamo portato il nostro supporto alla squadra, abbiamo fatto caciara come al solito con tamburi, trombette e quant'altro, gli striscioni. Questo è quello che noi solitamente facciamo, un amore che ci porta oltre ogni barriera, come dico solitamente io. Un grosso abbraccio da parte nostra a Flavio Puleo, giusto anche adottare queste iniziative, Domenico, in un momento nel quale, come stavamo dicendo, c'è bisogno davvero di unità e colorare la città di bianco-verde, come quando si lotta per le promozioni, l'abbiamo visto negli anni scorsi quando ci avvicinavamo a delle partite importanti del campionato dell'Avellino. Questa, lo stiamo dicendo, probabilmente è la partita più importante che ci stiamo giocando dagli ultimi anni. Ma assolutamente, su questo non ci sono dubbi, lo diceva anche Michele, quasi dal sapore di promozione in Serie A. Sembra assurdo, però in questo momento è così, perché ci siamo ritrovati dalla sera alla mattina in questo tourbillon di notizie, carte bollate, e soprattutto ci siamo ritrovati dalla sera alla mattina dalle possibili discussioni tecniche della partenza di un ritiro per la disputa del sesto campionato di Serie B all'esclusione totale da un campionato. Ecco, appunto, e poi ritorniamo anche su quell'aspetto. Diciamo, a Cesena erano spacciati, a Bari era un po' anche lì nell'aria, ma qui ad Avellino nessuno poteva mai immaginare un qualcosa del genere. Il primo che non lo ha immaginato è stato lo stesso presidente Walter Taccone. E io ho più volte detto e ribadito, delle valutazioni è normale, necessariamente dovranno essere fatte. Io mi auguro e mi aspetto ovviamente che tutto possa risolversi per il verso giusto e soprattutto nel minor tempo possibile, Leonardo, perché è la tempistica in questo momento che può essere un fattore. Per quale motivo? Perché comunque nel caso in cui, Chiacchio ce lo diceva, i tempi saranno rapidi, però difficilmente si arriverà al verdetto definitivo in questa settimana. Comunque a lungo andare comprometteresti eventualmente anche la stagione che dovrà comunque avviarsi, per ovviamente noi ci auguriamo per l'Avellino in Serie B. Potrebbe, qualcuno potrà dire, sarà il male minore, e no, perché tu non puoi certamente preparare una stagione al giro di pochissimi giorni, perché in questo momento abbiamo sottolineato oggi nel nostro telegiornale, tutto è fermo, il calciomercato è ovvio che sia fermo, non puoi acquistare. In questo momento l'Avellino è sparito dal calcio, non ha un campionato di riferimento, quindi non può fare mercato in questo momento in entrata, può farlo comunque in uscita. Nello stesso momento non puoi certamente disputare anche delle amichevoli, è tutto sospeso. Marcolini finora è stato davvero, non voglio esagerare con i termini definendolo eroe, ma è stato bravissimo a tenere unito e compatto lo spogliatoio, lo stanno facendo e lo hanno fatto anche i senatori di questa squadra. Però puoi andare avanti per un giorno, due giorni, tre giorni, una settimana, ma quando poi la situazione inizia ad essere particolarmente lunga, e qui già siamo quasi a 10 giorni di tira e molla, e diventa tutto tremendamente complicato. Poi in virtù anche, lo ricordiamo, quest'anno il calciomercato chiude prima rispetto al passato. L'unica convinzione, l'unica cosa positiva a cui appellarsi, ovviamente, che l'Avellino possa ritrovarsi in Serie B e poi fare affidamento appunto su Marcolini, che ritengo un grande allenatore, e soprattutto sulla voglia che poi a quel punto avrà anche la squadra in campo, un po' come quella che ha dimostrato già nell'amichevole contro la Roma. Saremo a vedere dunque, come detto, tutto è sospeso in casa Avellino, anche le conferenze stampa dei calciatori, le amichevoli inizialmente annunciate ma non ufficializzate sono state
sospese, domani ce n'era una in programma, ripetiamo, non era stata ufficializzata dall'Avellino, ma dal Francavilla sì. Quindi è stata annullata, possiamo dire, l'amichevole di domani contro la Virtus Francavilla, quindi Marritiro torna domani sempre alla stessa ora a partire alle 17:30, sperando naturalmente nella clemenza del tempo per essere nuovamente lì sul campo all'Arena Pietro Mennea di Ariano Irpino. Grazie a Domenico Zappella. Grazie a te Leonardo, grazie soprattutto ai nostri telespettatori, a tutti i tifosi biancoverdi. Coloriamo appunto di biancoverde la nostra città, la nostra provincia, e nel caso in cui ce ne fosse bisogno marciamo su Roma. Grazie anche a Emanuele Angheloni in regia, ma Marritiro torna domani.